Sono Elio Marino, autore di quest'opera Tutto sull'azzurro. Questa manifestazione è stata veramente interessante perché ha richiamato una quantità di pubblichi, moltissimi artisti veramente di valore, qual Armando De Stefano, Clemente, Elio Ashes e tanti amici. È stato importante perché è un richiamo per Napoli, perché diciamo la cultura a Napoli è sicuramente in decadenza e tra l'altro Napoli non ha un posto veramente diciamo museale, perché l'unico che c'è era Castel Sant'Elmo, ma purtroppo quello spazio è provvisorio, per cui si coglie l'occasione per far sì che qualcuno si ricordi di questa circostanza che è veramente triste. Napoli è una delle poche città che ha tante e tante artiste, specialmente donne, però non ha un museo vero e proprio, un museo autentico. Con questo faccio l'elogio alla dottoressa Alessandra Pacelli che ha organizzato questa mostra veramente eccezionale, sia per l'impegno e sia perché, essendo un piccolo formato, l'espressione artistica è molto più difficile, molto più complessa in un piccolo formato, specialmente per l'arte contemporanea. Grazie, grazie Elio. Alma Sauro. Sì, Alma Sauro. Ho presentato questo logo che rappresenta 3A. Ariete, Alma, Arte. Che bei colori, Alma. Ti piacciono? Io sono per i colori. Difatti ho fondato un gruppo, Gli Amici del Colore. E speriamo che siano veramente amici del colore. Grazie, grazie e complimenti, Alma. Ciao, grazie. Me lo rifai lo studio. Io scendo e me lo prendo. L'opera di Teresa Mangiacapra. È l'arte che si muove, è un modo inarrestabile di idee e di emozioni, come la marea che non ha mai fine, con i suoi colori coinvolge la vita, è la cultura nella sua forma più vera, più importante e più coinvolgente. È interessantissima questa mostra perché vedere quello che gli artisti pensano, sentono dell'arte e realizzarla in un solo logo, penso che sia il condensato del pensiero degli artisti sull'arte ed è la cosa più importante che un giornale potesse fare, che diffonde la cultura e le idee dell'umanità. Grazie, grazie Paolo. Parlo di Teresa Splendido, ma la cornice? Sì, è vero Ornella, di solito si parla dell'opera ma non della cornice, che poi se vogliamo è un'opera a se stessa. Cosa c'ha? E un'opera non può esistere senza una cornice. Quindi al coronamento dell'opera, vero? Certo, certo. E le cornici di Fiorillo Arte come sono? Le potete vedere qui, sono le più belle. Grazie. Antonella, qualcosa che ti ha colpito in particolare? Luciano Romano, Galimberti, questo in quel modo speciale. Grazie, ciao Antonella. Thank you.
Secondo me è una delle artiste più grandi che ci stanno oggi in Italia. È un artista veramente a 360 gradi, perché lavora bene sul territorio, porta con sé la tradizione, però non la esaspera, e quindi questo fa di lei un artista internazionale. Io penso che Napoli debba essere nel cuore, ma non si debba fare scempio della tradizione. E io ho l'onore di avere 9 opere mie che ascoltano la splendida musica che lui fa allo ZTL, la sua sala concerti, quindi è un reciproco onorarci, e io sono felice. Carla, da iconoclasta, se tu dovessi bruciare un'opera, il tuo fiammifero dove sarebbe indirizzato? Di queste di qua? Ma delle opere che sono presenti? Sì, presenti. No, nessuna, assolutamente. Nessuno. Siamo tutti buonissimi. No, ognuno serve all'altro, finché non usciamo fuori dalla logica che ognuno si guarda il suo, non sopravviviamo. Ma l'arte non si vive. No, come dice Pasquale Sposa. E che ne pensi il nostro amico del campo? L'arte non si brucia, lui l'ha fatto perché voleva dare un segnale, una provocazione, però come si fa a pensare di prendere uno qualunque di questi lavori e darlo alle fiamme, cioè polverizzarlo? È stata una provocazione quella di Antonio Volpi. Ha le sue ragioni, però voglio dire, se uno chiede tu bruceresti un'opera d'arte, io dico no, mai. Grazie a Pasquale Esposito. Allora, noi abbiamo il piacere di avere Fatia Sangue stasera a Napoli. Non è presente nella mostra come artista, ma è venuto a vedere la mostra perché vive a Londra, è di passaggio, e poi ha studiato all'Accademia Antonio. Come trovi questa cosa che hai visto? Come... È molto interessante a livello sociale, richiama molta gente, che si fanno scambi di idee molto nuove, molto... la considero una cosa abbastanza positiva. Hassan, se tu dovessi bruciare un'opera come un iconoclasta, dove si dirigerebbe il tuo fiammifero? No, non mi piace, no, non posso fare una cosa così, non ho nessun diritto di giudicare nessuno, ognuno ha il suo sentimento, ha il suo diritto di fare il suo lavoro. Come hai trovato Napoli? Questi giorni sono arrivato ieri mattina, io ho sempre amato la gente di Napoli, gli amici, mi ha fatto ricordare i periodi quando studiavo qui negli anni 80, mi fa molto piacere. Grazie.
Gigi Caramiello, Kant insegna che l'estetica è la dottrina del bello, notiamo un bel di dietro, come lo possiamo commentare? L'estetica è effettivamente la dottrina del bello, ma io sono un sociologo dell'arte e quindi più che occuparmi dell'estetica del bello mi occupo dei modi con i quali la gente fruisce i segni, li interpreta, vi attribuisce significato. Quindi il bello è legato molto al gusto di un'epoca, alle inclinazioni, alle prospettive di sensibilità che si declinano nei diversi contesti. Questa è una bella iniziativa, il Mattino ha messo su questo gioco interessante sui loghi, quindi sulla forma, come dire, più immediata, più grafica, più essenziale della comunicazione. Questi segni evocano dei momenti importanti della sensibilità espressiva in campo non soltanto cittadino. Ci sono state queste bellissime architetture sonore di Marco Zurzolo che hanno costituito veramente la colonna sonora più efficace per questa iniziativa così affollata e riuscita. Io non posso che compiacermi con il Mattino, con chi l'ha messa su e con tutti gli artisti che sono presenti e hanno dato il loro contributo a questa manifestazione così bella. Grazie, grazie Gigi Caramiello. Grazie. Siamo nella Galleria di Cuciamelio nel 1982, Keith Haring che dipinge la sua arte su un corpo umano. Ho regalato questa mia immagine, questa mia opera, perché penso che in quella galleria è passata il mondo dell'arte ed era veramente felice entrarci. È stato un bellissimo periodo per quegli anni straordinari che Cuciamelio ha portato tutti gli artisti internazionali a Napoli. È spettacolare, finalmente 150 artisti napoletani e non solo napoletani. E quindi è una grande serata, è una serata di un grande evento, è una serata di occasione. Bellissime cose, e bisogna rivisitarla con calma e vedere ognuno che cosa ha dato al nostro giornale storico di Scaffoglio. Da iconoclasta, se tu dovessi bruciare un'opera, quale bruceresti? Allora, io sono contrario a bruciare l'opera, infatti la mia opera sul Secondigliano, che al CAM c'è, io ho preteso che si facesse una fotocopia e bruciassero la fotocopia, non l'opera. E Antonio Manfredi è rimasto contento di questo fatto? No, lui ha accolto questa mia richiesta, perché chiaramente non si può bruciare un'opera. Una fotocopia dell'opera, l'abbiamo stampata in fotocopia e va bene, abbiamo bruciato quella. Grazie, grazie, ciao. Grazie.